Autoscuola Volturno, patenti di tutte le categorie, corsi CQC, corsi recupero punti, rinnovo patenti, patentino per ciclomotori, patenti nautiche a motore entro le 12 miglia. Due sedi a Parma, via Nullo 2 e piazzale Caduti del Lavoro 3. www.autoscuolavolturno.it. No facts. Got no time for this and that. So where I'll end up tomorrow, I don't know. Hey. Got no time to face my fears. Got no time to shed no tears. Say hi. Autoscuola Volturno, patenti di tutte le categorie, corsi CQC, corsi recupero punti, rinnovo patenti, patentino per ciclomotori, patenti nautiche a motore entro le 12 miglia. Due sedi a Parma, via Nullo 2 e piazzale Caduti del Lavoro 3. www.autoscuolavolturno.it.
Autoscuola Volturno, patenti di tutte le categorie, corsi CQC, corsi recupero punti, rinnovo patenti, patentino per ciclomotori, patenti nautiche a motore entro le 12 miglia. Due sedi a Parma, via Nullo 2 e piazzale Caduti del Lavoro 3, www.autoscuolavolturno.it. Adesso sono quattro partite che... Prima partita del 2014, prima partita del girone di ritorno, il Lavezzini contro Cagliari deve far dimenticare la sconfitta dell'andata e alcuni risultati un po' alterni in questo periodo. Il Lavezzini ha cambiato da poco tempo l'allenatore, ha avuto un po' più di possibilità di costruire la sua squadra il coach Parmense. Intanto c'è l'azione chiusa dalla difesa ospite di McCauley, anche se dicevamo un po' più di tempo, anche se due straniere, cioè Armon e McCauley, sono rientrate da pochi giorni da rispettivamente Australia e Stati Uniti. 0-0 il punteggio, formazione Cagliari che segue il Lavezzini in classifica. Chi c'ha da perdere in questa partita è il Lavezzini, che parte con i favori del pronostico, ma che deve evitare di farsi raggiungere in classifica dalla formazione ospite che sta inseguendo. Bel contropiede, assist di Franchini per McCauley, il primo canestro per la pivot parmense, 2-0 Lavezzini. Cagliari ritorna in attacco con Johnson per Radokai, ancora Radokai in palleggio per Johnson, ancora Radokai, si butta dentro Radokai, va un tiro molto forzato che va fuori, rimbalzo offensivo però catturato da Haley e canestro per il due pari, rimbalzo d'attacco conquistato dalla giocatrice ospite, perfetta parità a quota 2 con il Lavezzini che torna in attacco. Battisodo, Harmon, Franchini, Battisodo, ancora Battisodo in palleggio per Zanoni, Zanoni si butta dentro, va in sottomano a sbagliare, rimbalzo catturato da Johnson che riapre per Fassina. Johnson, Radokai, ancora Radokai in palleggio per Arioli, dentro per Johnson, ma ottimo l'intercetto di Harmon che recupera il possesso, torna in attacco il Lavezzini con Franchini, si butta dentro Franchini, va a subire il fallo commesso da Fassina, ci saranno due tiri liberi per lei. Bel cambio di mano di Franchini, bel movimento, salta la difesa, guadagna il fallo, molto buona questa azione, così come buona era stata la precedente che aveva portato il canestro di McCauley. Partita arbitrata da tre arbitri che così a occhio mi sembrano molto giovani, speriamo bene, ma non vuol dire questo ovviamente, perché importante è che si tenga il controllo della partita. Secondo tiro libero per Franchini, sbagliati tutti e due, peccato, un'occasione persa, siamo sul due pari, c'è il contropiede
va a prendersi il fallo ma non prende il canestro. Johnson per la formazione ospite, contropiede difficile che ha comunque portato a questi due tiri liberi. È stata brava l'americana di Cagliari a raccogliere questo pallone che non era assolutamente facile da controllare. Tiri liberi, il primo parte ora ed è sbagliato. Siamo ancora due pari, si diceva, pubblico non delle grandi occasioni quest'oggi al Palaciti. C'è un ponte che è probabilmente tenuto lontano da Parma alcuni abitué della partita. 3-2 Cagliari. Con Lavezzini che torna in attacco con Harmon, il tiro dall'angolo di Harmon, l'errore, rimbalzo catturato da Haley che riapre per Radokai, poi Johnson non controlla il passaggio. Franchini lungo per McCauley, McCauley va al tiro, va a subire il fallo di Haley e ci saranno due tiri liberi anche per McCauley, con Cagliari avanti 3-2 e McCauley che va in lunetta. Vediamo il primo tentativo di trasformazione di McCauley che va a segno. Va a segno anche con il secondo e quindi 4-3 il punteggio per il Lavezzini con Cagliari che torna in attacco. Difesa individuale per la squadra di Parma dall'inizio. Fassina cerca di trovare spazi, un po' se lo crea, poi si butta dentro e va a sbagliare Haley che poi raccoglie il rimbalzo e segna. Sarà un osso duro per McCauley, la pivot avversaria che ha molti centimetri e a quanto abbiamo visto peso e senso della posizione. Circolazione per linee esterne, Lavezzini, difesa individuale anche per le ospiti, almeno così mi pare. Intanto il tiro e il canestro di McCauley, 6 punti sono tutti suoi, i punti dell'Avezzini che si è riportato in testa 6-5. Gioco a due fra Radokai e Haile, sarà questo un riferimento per l'attacco Cagliari, queste due giocatrici. C'è un fallo sul tiro di Harmon, poteva evitarlo. È un fallo abbastanza inutile a questo punto perché ha portato i tiri liberi. Al posto di Harmon entra Ryok, giocatrice che la precedente gestione Jurlar aveva completamente trascurato, alla quale invece il nuovo coach parmense concede abbastanza spazio. Il primo cambio, Harmon lascia il campo, prima Harmon giocava praticamente sempre, veniva anche un po' troppo spremuta. Secondo tiro libero, è sbagliato. Perfetta parità, 6 pari dopo 3 minuti e mezzo di partita qui al Palaciti, con il tiro di Zanoni dall'angolo, va a sbagliare, recupera il rimbalzo Arioli per la formazione ospite, si butta dentro la stessa Arioli, va in sottomano a segnare il canestro del più 2 Cagliari, 8-6 con una difesa piuttosto molle dell'Avezzini nella circostanza. Battisodo supera la metà campo, ora in palleggio, si butta dentro Battisodo, riapre per Zanoni, McCauley. McCauley, passaggio assolutamente troppo prevedibile e palla recuperata da Johnson per Cagliari. Fassina, ancora Fassina in palleggio. Fassina cerca una compagna, la trova ora in Radokai. Ancora Radokai in palleggio, cerca di battere Battisodo nell'uno contro uno, si butta dentro, va a segnarsi, va a sbagliare. Sfortunata nella circostanza, bisogna ammettere, perché aveva trovato un'ottima soluzione di tiro. Ora c'è Gonjok in palleggio. Zanoni, Battisodo. Ancora Battisodo dentro per McCauley, McCauley va al tiro corto, rimbalzo catturato da attenzione, recupera palla, vediamo una selva di braccia, c'è la regola del possesso alternato che premia il Lavezzini che torna in possesso di palla. Time out ora chiamato dall'allenatore parmigiano Olivieri a 5 minuti e 15 dalla fine del primo quarto sul punteggio di 8-6 Cagliari. Inizio non brillantissimo della squadra di Parma, qualche pallone perso di troppo, si segnala da una parte McCauley che però è anche la giocatrice che ha commesso gli ultimi due errori, dall'altra parte credo che bisognerà stare molto attenti alla quotatissima Radokai che sta gestendo
il gioco della sua squadra, che ha dimostrato di possedere un ottimo uno contro uno, velocità, rapidità e anche prontezza di riflessi, come abbiamo visto in quest'ultima azione. E poi sotto i tabelloni Hailey sarà, dicevamo, un cliente difficile per McCauley, senso della posizione, ma soprattutto peso e stazza che si fa sentire. E abbiamo già visto che per quanto riguarda i rimbalzi qualche problemino per i Lavezzini c'è stato. Opportuno questo time out per raccogliere le idee. Lavezzini sta soffrendo la marcatura di un paio di giocatrici, mi pare, soprattutto Radokai, il playmaker, il centro di riferimento, il fulcro della formazione ospite, sia soprattutto da tenere d'occhio. Si riparte con in campo ancora Andioc, oltre a Battisodo, Franchini, McCauley e per Lavezzini Zanoni. Sbaglia adesso il tiro ancora il Lavezzini, con Cagliari che torna quindi in attacco con Radokai in palleggio. Ancora la palla tenuta viva da Cagliari con Arioli, che prova l'arresto, il tiro, il canestro di Arioli. E c'è quindi il massimo vantaggio Cagliari, 10-6 a 4 minuti e 40 dalla fine del primo quarto, con McCauley ancora, si butta dentro McCauley, riceve la stoppata di Johnson, rimane in possesso d'attacco il Lavezzini, che avrà 13 secondi per andare al tiro. Rimessa in zona d'attacco per la squadra gialloblu, se ne incarica Yaya Zanoni. McCauley, Battisodo, ancora Battisodo in palleggio, apre per McCauley, trovata molto bene sotto canestro, va a segno McCauley, sesto punto per lei, anzi ottavo punto per lei, di tutti gli 8 punti del Lavezzini sono stati segnati proprio da McCauley, che è certamente un fattore per la formazione parmigiana. Si butta dentro ora Radokai, apre per Fassina, Fassina va a subire il fallo, fallo fischiato alla numero 9 Zanoni. Ora cambio nei Lavezzini, rientra Corbani ed esce Franchini, rimessa in zona d'attacco per Cagliari con 4 minuti e poco più alla fine del primo quarto, e la formazione ospite in possesso di palla con Arioli, anzi Radokai, Fassina, ancora Fassina, cerca una compagna libera, passa ora il pallone a Radokai, Radokai va un tiro da due molto improbabile, rimbalzo catturato da McCauley, riparte il Lavezzini in attacco con Corbani, McCauley, Zanoni, dentro per McCauley che però non controlla, e ora c'è il cambio ancora nelle file del Lavezzini, fa il suo ingresso in campo per la prima volta questa sera Ristic ed esce Battisodo, 10-8 per Cagliari, ma il Lavezzini fatica terribilmente in attacco. Continua il turnover ordinato, come ormai abbiamo capito, sua abitudine dal coach Olivieri. L'ingresso in campo di Corbani è dipeso probabilmente da migliorare la marcatura. Intanto c'è un recupero di Zanoni che va a realizzare un importantissimo canestro, uno di quei canestri che tagliano le gambe all'attacco avversario. 10 pari, molto brava Zanoni. Dicevamo, stavamo ragionando sullo schieramento del Lavezzini, che con l'ingresso in campo di Corbani cambierà probabilmente difesa. Vediamo difatti che Corbani ha chiamato qualcosa per quanto riguarda la difesa, qualcosa di diverso, e comunque la vediamo piazzata su Arioli, che è la giocatrice che ha segnato gli ultimi punti della formazione a ospite. C'è però ora il canestro di Hailey, 6 punti Hailey, miglior realizzatrice della sua squadra, 12-10 in favore di Cagliari. Con McCauley in palleggio per Corbani, Ristic, ancora Ristic, pasticcia col pallone, apre il pallone a McCauley, McCauley va ancora a segno, 10 punti su 12 per il Lavezzini realizzati da McCauley, che praticamente si sta prendendo in mano la squadra. Arioli dentro per Fassina, ancora Fassina rischia di perdere il pallone, Johnson, si butta dentro Johnson, va con un bellissimo gancio a canestro, bellissimo gesto atletico da parte di Johnson,
ex Lucca, quindi giocatrice assolutamente indiscutibile da un punto di vista tecnico. 2 minuti e 20 alla fine del primo quarto, Cagliari rimane in vantaggio seppur di solo 2 punti. Ora Ristic in palleggio, ancora Ristic per McAuley che prova addirittura il tiro da 3, va a sbagliarsi, scusate, il gon jock, recupera il rimbalzo McAuley ancora e poi va a subire il fallo commesso, se non sbaglio, da Fassina. Vediamo se esatto, il fallo di Fassina. Ci saranno 2 tiri liberi per McAuley. Certo è che il Lavezzini deve trovare anche altre soluzioni, perché non può sperare che sia solo McAuley a togliere le castagne dal fuoco la squadra gialloblu. Primo tiro libero per McAuley, che va fuori, molto sfortunata nella conclusione in questa circostanza la giocatrice americana. Sbaglia anche il secondo, recupera però il rimbalzo Corbani che apre per Ristic da 3, va a sbagliare, sfortunata nella conclusione Ristic, e palla che torna quindi nelle mani di Cagliari, che va poi a subire il fallo di Ristic ed è il primo fallo di, secondo fallo di Ristic. Cambio ora nelle file di Cagliari, entra Majorano ed esce Fassina. È entrata Majorano nelle file delle ospiti. Majorano, che anni fa giocò a Parma, la conosciamo, è una che ha un tiro da 3 punti che può far male, però deve avere spazio per tirare, marcata stretta è tutta un'altra cosa. Intanto riposo per la protagonista di questo inizio partita. McAuley ha segnato 10 punti sui 12 dell'Avezzini, al suo posto qualche minuto per rifiatare di Vian, e intanto segna ancora dalla lunetta la formazione ospite con Radokai. 2 tiri liberi, 2 punti per lei, i primi 2 punti per una giocatrice che comunque sta governando il gioco della sua squadra. Ristic per Zanoni, il blocco di Vian, Zanoni vorrebbe l'uno contro uno, va a forzare, va a concludere, non si capisce perché, poteva a questo punto, chiusa da 2 giocatrici, era meglio che si fosse fermata. E intanto un capolavoro di Radokai per quanto riguarda il modo in cui si è liberata. Intanto Ristic con un doppio cambio di mano dietro la schiena va a prendersi il fallo di Majorano, almeno così pare. C'è un cambio nella panchina ospite, lascia in campo Haile, che ci aveva preoccupato molto all'inizio, però in realtà è stata sovrastata da McAuley, che torna in campo al posto di Ndiok. Ora il Lavezzini gioca con 2 lunghe a tutti gli effetti, riparte l'attacco Lavezzini con circolazione per linee esterne, con il tiro da 3 punti, stavolta colpisce dalla distanza per il Lavezzini Ristic, primo canestro a 3 punti, Lavezzini ha solo un punto di ritardo. Va ora in sottomano a sfortunata, bisogna dire, nella circostanza Arioli, poi recupera il possesso però Cagliari con Radokai che si butta dentro, apre per Brunetti dall'angolo, va a tirare, va a sbagliare, recupera il rimbalzo della Lavezzini che ora la palla addirittura del sorpasso Ristic per Zanoni, l'ultimo tocco della difesa di Cagliari. 44 secondi al termine del primo quarto, 16 Cagliari, 15 Lavezzini, con rimessa in zona d'attacco per la formazione di casa, con Franchini che si prepara a rientrare in campo. Franchini, vediamo chi esce al suo posto, esce Zanoni. Si può riprendere il gioco con la rimessa per il Lavezzini. Franchini rimette il pallone in gioco per Ristic. Ristic che va a subire il fallo di Radokai. E ci saranno 2 tiri liberi per il Lavezzini con Ristic. Anzi, tecnico fischiato all'arbitro. C'è fischiato dall'arbitro. Due su due per Ristic, 17-16, torna avanti il Lavezzini.
ci sarà anche la rimessa per la formazione di casa. Franchini rimette per Ristic, ancora Ristic in palleggio. McCauley, ancora McCauley al tiro, il canestro di McCauley. 12 punti per McCauley, primo quarto monumentale. Incredibile McCauley, davvero sta facendo una partita leggendaria e poi è anche la migliore realizzatrice dell'incontro. 12 punti segnati di gran lunga e lei la protagonista della partita. Intanto c'è il fallo di Corbani che sta francobollando Arioli, è stato il suo compito quando è stata mandata in campo. Fallo su Arioli, primo tiro libero per lei. Mancano 21 secondi al termine del primo quarto, un primo quarto che l'Avezzini ha rimediato dopo un inizio un po' difficile, 19-18 in favore della squadra di Parma, che soltanto un paio di minuti fa ha guadagnato la testa della partita dopo essere stata costretta a inseguire per tutto il tempo. Difficoltà per Ristic che si bisticcia un po' col pallone e poi va a buttare via la palla in questo modo. Giocatrice molto veloce, non una grandissima ragionatrice. Chiude comunque il primo quarto e l'Avezzini in vantaggio 19-18. Casinista quella donna, sì, Luca, sì. E Yang Giao, l'arbitro, e l'arbitro Yang Giao. Autoscuola Volturno, patenti di tutte le categorie, corsi CQC, corsi recupero punti, rinnovo patenti, patentino per ciclomotori, patenti nautiche a motore entro le 12 miglia. Due sedi a Parma, via Nullo 2 e piazzale Caduti del Lavoro 3, www.autoscuolavolturno.it. Secondo quarto, equilibrio in campo, 19-18, l'Avezzini in vantaggio dopo, come si diceva, essere stato costretto a inseguire per almeno 7 minuti nel primo quarto. Difesa individuale l'Avezzini dall'inizio, in angolo il tiro dalla distanza e il canestro da 3 punti di Johnson, che cambia ancora la partita. Ora Cagliari a 2 punti di vantaggio, 21-19. Con Ristic per Corbani, per la palla sotto, e stavolta sbaglia, esagera McCauley con la formazione ospite ad affrontare sempre l'individuale Lavezzini per linee esterne. Maiorano, poi Carta che è entrata da poco, poi c'è un tiraccio, davvero un tiraccio di Arioli che va a rovinare la sua percentuale. 21-19 l'Avezzini ad attaccare con Ristic. Ristic in palleggio per Corbani. Franchini dentro per Armon, ancora Armon per Ristic, si butta dentro Ristic, va a fare un altro sottomano sbagliato, poi rischia di perdere palla a Cagliari con
numero 6 Carta, recupera palla ugualmente la squadra ospite con sempre Carta in palleggio, si butta dentro, apre poi per Johnson, Maiorano da 3 punti, il tiro di Maiorano, l'errore, rimbalzo catturato dall'Avezzini con Franchini che torna dall'altra parte per Harmon, ancora Harmon per Ristic, dentro per McCauley, va il tiro McCauley, va a sbagliare, il rimbalzo è catturato ancora da Cagliari con Arioli, dentro Arioli per Brunetti, l'ultimo tocco è proprio di Brunetti, palla persa quindi dalla formazione ospite che torna nelle mani del Lavezzini con Ristic in palleggio. Riparte l'attacco Lavezzini, Cagliari 2 punti di vantaggio, appena iniziato il secondo quarto con Harmon, fino adesso poco servita, poco vista rispetto al solito, e stavolta va a sbagliare ancora McCauley che molto ha realizzato, qualcosa ha sbagliato, il migliore sicuramente in campo, poi c'è la risposta dall'altra parte di Cagliari con Johnson che si porta già a 9 punti. Ancora Ristic a manovrare contro la difesa individuale di Cagliari, il blocco per Franchini non funziona, Harmon, Corbani tenta l'uno contro uno lungo linea, viene chiusa, poi c'è lo spazio per il tiro di Ristic da 3 punti, è la seconda bomba per i Lavezzini, tutte e due sono state firmate da Ristic, Parma però deve ancora inseguire, 23-22 per Cagliari. Cagliari in avanti ora con Rioli che si butta dentro, apre per Maiorano, Carta, spazio da 3 punti, va al tiro, va a sbagliare, rimbalzo catturato da McCauley, ancora McCauley supera la metà campo in palleggio, si butta dentro, apre per Harmon, il tiro di Harmon da 2, il canestro di Harmon che porta il Lavezzini a più 1, 24-23, mini break di 5-0, Lavezzini torna avanti di 1 con 6 minuti e 40 alla fine del primo tempo, Maiorano ancora in possesso di palla, brutta la palla per Arioli che tocca il pesta la riga di fondo, quindi palla persa dalla formazione ospite, time out era chiamata da Cagliari che è sotto di 1 e ha anche perso palla. Lavezzini ha ripreso la testa della partita, comunque siamo sempre punto a punto, è una partita che si preannunciava difficile, difficile è perché dall'altra parte c'è una formazione che gioca, che difende, che ha dei punti di riferimento in attacco, c'eravamo molto preoccupati di Haile, ma le cose migliori per Cagliari le ha fatte Johnson, 9 punti segnati, Arioli 6, ma è un po' calata in questa seconda parte della partita, Haile rimane bloccata a 4 punti, Lavezzini, McCauley che aveva chiuso il primo quarto con un 5 su 8 al tiro, adesso è passata a 5 su 10, rimane comunque una buona percentuale, ha cercato qualche canestro in acrobazia, qualcosa di troppo, e adesso c'è un cambio per il Lavezzini, rientra in campo Vian, rientra anche Franchini, continua la staffetta con Corbani, quindi adesso il Lavezzini è in campo, Ristic, Zanoni, Vian, Harmon e Franchini. Riparte Cagliari che lascia in panchina Haley e si ricomincia con l'attacco parmense, Harmon ha segnato un canestro, per il resto dicevamo l'abbiamo vista abbastanza poco contrariamente alle abitudini, Vian scarica per Zanoni da 3 punti, no, ma c'è un rimbalzo su una palla vagante di Ristic che va a sbagliare un canestro che non si poteva sbagliare e poi commette un inutile fallo in attacco, è il terzo fallo per questa giocatrice, molto veloce, poco controllata, poco ragionatrice, gioca tutta di istinto, tutta di velocità, per un playmaker forse questo non è il pregio maggiore, rientra al suo posto Battisodo. Johnson per Maiorano, ancora Maiorano per Haley, anzi Johnson scusate, ancora Johnson in palleggio, apre per Brunetti, tiro di Brunetti da 2, l'errore, rimbalzo
catturato da Fassina e quindi extra possesso per Cagliari con Carta. Ancora Carta in palleggio, apre per Fassina, difficile ricezione per lei, si butta dentro Fassina, va in sottomano a sbagliare, rimbalzo catturato da Franchini contro Maiorano, battisodo in palleggio per Harmon, ancora Harmon cerca un tiro molto difficile che viene sbagliato, rimbalzo catturato da Brunetti, riparte ora Cagliari con Fassina, Johnson, va al tiro dall'angolo Johnson che va a sbagliare, molto sfortunata nella circostanza, Franchini rimbalzo e esce dalla metà campo il Lavezzini con Vian, Zanoni, battisodo, Vian, prova il tiro Vian da due, va a segno Vian, 26 a 23 per il Lavezzini, più 3, massimo vantaggio per la squadra gialloblu. 3 punti, 26 a 23, abbiamo passato da poco la metà del secondo quarto, il Lavezzini ha trovato comunque alcune buone conclusioni con calma, grazie anche alla regia di Battisodo, poi c'è una palla recuperata da Zanoni, adesso si lancia e viene bloccata però Harmon e poi attenzione a Johnson che scarica per il tiro di Fassina che va a sbagliare, qualche errore di troppo per le ospiti, la Vezzina nelle mani il pallone del possibile più 5 con Battisodo, c'è un blocco che però cerca di liberare Zanoni, in qualche modo ci riesce Harmon, Battisodo, 7 secondi per concludere, Battisodo cerca l'uno contro uno, 4 secondi, 3 secondi e va a guadagnare un ingenuo e più che ingenuo fallo di Carta, stava proprio saltando il 24esimo secondo, c'è un time out, è andata molto bene alla Vezzini, è stato molto ingenuo Cagliari, la Vezzini ha conquistato questo vantaggio grazie a quello che ha fatto McCauley nel primo quarto, ultimamente la ragazza si è un po' smarrita, tant'è vero che è stata sostituita da Vian, Vian possiede un tiro morbido, l'abbiamo visto altre volte e anche quest'oggi quando è stata chiamata al tiro ha segnato due punti importanti, per Ristic oramai l'abbiamo conosciuta, giocatrice veloce, giocatrice con un buonissimo tiro da fuori, tant'è vero che oggi i due canestri a tre punti sono venuti da lei, giocatrice che però fa una confusione terrificante e quando gioca in velocità abbiamo sempre un po' di batticuore perché non riusciamo a capire come andrà a finire, in un paio di circostanze si è inventata dei tiri in sottomano carpiato che non potevano che avere come conclusione l'errore che c'è stato. 26 a 23, comunque un'arma per i Lavezzini, soprattutto direi una giocatrice da rimonta, Ristic, molto meno per controllare il gioco. Lavezzini quest'oggi sta mancando abbastanza Harmon, problemi probabilmente anche di adattamento per il forte cambio di fuso orario. Si riparte con il Lavezzini in attacco che ha questi 14 secondi a disposizione, stavano scadendo i 24 prima. Rimessa effettuata ora dalla formazione gialloblu con Battisodo in palleggio, si butta dentro, va un tiro molto forzato che esce, rimbalzo catturato da Johnson, mentre l'allenatore di Cagliari sta tenendo presente da tutto il secondo quarto in panchina Haley, scelta per il mio piuttosto discutibile. Ora c'è Maiorano in palleggio, il passaggio sbagliato per Fassina, palla persa dalla squadra ospite e palla che torna nelle mani del Lavezzini che in 6 minuti è riuscita a tenere a soli 4 punti, anzi 5 punti, c'è il canestro da 3 punti di Franchini che porta Lavezzini al massimo vantaggio a più 6, 29 a 23, 3 minuti e 15 alla fine del primo tempo con Radokai ora in palleggio per Cagliari, passaggio dentro per Fassina che va a commettere, anzi va a commettere infrazione di piede Zanoni, quindi viene resettato il cronometro dei 24 secondi, mentre cambia nelle file di Cagliari, esce Fassina e rientra anzi il numero 8 Rulli, cambio per il Cagliari con Fassina che va in panchina al suo posto, entra Rulli.
Ecco la rimessa effettuata da Cagliari con Radokai che si butta dentro contro Vian, va a sbagliare, rimbalzo catturato dalla stessa Vian e riparte in velocità Zanoni. Zanoni apre per Battisotto che spazio crede a tre, va a sbagliare, gran rimbalzo catturato da Vian e quindi extra possesso per il Lavezzini con Franchini per Zanoni, prova a crede a tre punti e va a segno Zanoni per il più 9, 32-23, parziale devastante del Lavezzini, 10-0 con la formazione di Cagliari, ora in possesso di palla, apre per Maiorano, dentro Maiorano per Brunetti, ancora Brunetti per Radokai, Radokai prova la conclusione da 2, va a segnare e sblocca Cagliari da quota 23, 32-25 ora il punteggio per i Lavezzini. Due canestri da tre punti hanno cambiato un po' il volto della partita che sarà ancora lunghissima, 32-25 quando mancano due minuti all'intervallo lungo, Armon sembra proprio non esserci, terzo errore consecutivo per quello che di solito è un punto di riferimento della squadra di Parma, c'è il fallo di Battisodo a metà campo, 32-25, rientrerà in campo Ndiok e lascia Armon che è proprio quest'oggi non c'è, quella Armon è sempre stata fra le migliori e spesso la migliore della Vezzini, quest'oggi è quasi irriconoscibile, entra anche Ndiok al posto di Vian, evidentemente Olivieri non vuole in questa fase giocare con le due pivot contemporaneamente in campo. Si riparte, 1.50 al termine del secondo quarto. Radokai prova la conclusione da tre, Radokai va a sbagliare, rimbalzo però d'attacco catturato ancora da Radokai e poi si fa stoppare Alei da McCauley, extra possesso però per Cagliari con Maiorano. Radokai ancora, Radokai in palleggio. Due secondi per tirare, va al tiro, va a sbagliare, rimbalzo catturato da McCauley che apre per Battisodo, passaggio per Zanoni, cerca di giocare in velocità Lavezzini, ribalta per Franchini, dentro per McCauley, ancora McCauley per Franchini, un minuto alla fine del primo tempo, Battisodo, Franchini, prova la tripla Franchini, va a sbagliare, rimbalzo catturato da Radokai e quindi Cagliari che torna in possesso di palla. Radokai supera la metà campo, Rulli, Johnson, Radokai, Maiorano, spazio da tre punti Maiorano, va al tiro molto corto e il fallo poi fischiato a Rulli, a rimbalzo su Franchini e ci sarà la rimessa in zona d'attacco per, anzi in difesa per il Lavezzini che è avanti 32-25, 38 secondi dalla fine del primo tempo. Protesta la panchina, protesta la panchina ospite, probabilmente ha ragione, questo è forse il primo errore degli arbitri che stanno arbitrando, per il resto a mio avviso molto bene. Battisodo vorrebbe il tiro a tre punti, invece si butta dentro, poi sbaglia completamente lo scarico e offre spazio per il contropiede e il canestro Radokai, errore abbastanza grave commesso da Battisodo. Lavezzini ha comunque 5 punti di vantaggio, Battisodo cerca il riscatto con questo tiro sbagliato completamente, ma c'è il rimbalzo Ndiok, poi Franchini va a sbagliare e su questo tiro si chiude il secondo quarto con il Lavezzini in vantaggio 32-27. Vedete sui nostri tabelloni 32-27 per Parma all'intervallo lungo. Così, così, cose buone, così. Thank you.
attimo che mi stanno invadendo di... Autoscuola Volturno, patenti di tutte le categorie, corsi CQC, corsi recupero punti, rinnovo patenti, patentino per ciclomotori, patenti nautiche a motore entro le 12 miglia. Due sedi a Parma, via Nullo 2 e piazzale Caduti del Lavoro 3, www.autoscuolavolturno.it.
Ciao Daniele. Pronto per il secondo tempo della partita, il terzo quarto di gioco. Quintetti in campo per il Lavezzini, Battistodo, Zannoni, Franchini, Harmon, De Cauli, per il Cus Cagliari. Cagliari, Arioli, Pazzina, Johnson, Harry e Radokai. La prima ripresa è per il Lavezzini. Inizia il terzo quarto, il Lavezzini ha 5 punti di vantaggio, 32-27, le statistiche dicono che le squadre hanno le stesse percentuali, 35-36% al tiro, ma quello che ha fatto la differenza sono i canestri pesanti, Lavezzini 4 su 9 da 3 punti, la formazione ospite soltanto 1 su 7, anche ai rimbalzi il conto è sostanzialmente pari, intanto non riesce a concludere. Secondo errore consecutivo Macauli, che è protagonista di un inizio strepitoso e poi calata la distanza, migliore in campo, lo dicono i numeri, ma è così, la Johnson della formazione ospite, miglior valutazione, 9 punti segnati, è un gran lavoro in campo. Intanto un altro errore di Radokai, che si libera molto bene, ma poi quando si tratta di concludere non indovina una. Tentativo di assist della stessa Radokai, una buona idea bloccata però dalla difesa parmense. Partita che ha alternato fasi spettacolari a momenti davvero con tanti errori, partita equilibrata, gioco a due fra le due americane con la conclusione della solita Johnson che si porta in doppia cifra, 11 punti segnati, Cagliari è sempre lì, 32-29 in favore della Vezzini. Il parziale cavallo del terzo, del secondo e del terzo quarto è di 6-0 per Cagliari, la Vezzini conduceva 32-23, ora siamo 32-29 e fallo in attacco ora fischiato alla Vezzini, anzi scusate, infrazione di... Sì, fallo in attacco, esatto, fischiato a Franchini, terzo fallo tra l'altro, no, secondo fallo per Franchini. E si riprende con Cagliari quindi in attacco. Ancora Rioli in possesso di palla per Cagliari, Fassina. Johnson prova la conclusione da due, va a segno. E Cagliari ora è a meno uno. Recuperato del tutto ormai il vantaggio del Lavezzini. Ora altra palla persa dalla Vezzini e Arioli realizza il canestro del sorpasso. 33-32, parziale di 10-0 per Cagliari, con il Lavezzini un po' in bambola, bisogna dire. Ora c'è McCauley, trovata sotto, rischia di perdere il pallone. Sanguinosa palla persa, Fassina per Johnson, ancora Johnson contro McCauley, fallo di McCauley su Johnson, e sembra che la formazione ospite sia entrata in campo con molto più vigore rispetto alla squadra di casa. E ora c'è il primo fallo di McCauley e rimessa in zona d'attacco per Cagliari. Deconcentrazione assoluta della squadra, ma di McCauley in particolare, che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare dopo un inizio strepitoso, prima è calata ma adesso veramente sta andando malissimo. Dalla distanza va a sbagliare Arioli, ma c'è il rimbalzo lungo ancora delle ospiti, Lavezzini completamente fuori, poi c'è il recupero di Battisodo, qui l'arbitro si inventa un fallo antisportivo, onestamente non c'era, è un fallo di reazione, un fallo di frustrazione, un fallo di gioco, comunque in tutta onestà devo dire che mai e poi mai mi sembra corretto questo fischio arbitrale. Battisodo in lunetta, due tiri liberi e intanto continua a sbagliare i Lavezzini dalla lunetta, 4 su 8, 4 su 9 adesso, 5 su 10.
33 pari, perfetta parità e palla in attacco per il Lavezzini. Battisodo. Zanoni. Ancora Zanoni, si butta dentro, apre per Battisodo, ma recupera il pallone Radokai per Cagliari. Fassina, Arioli ha spazio da tre punti, va al tiro, va a sbagliare, rimbalzo catturato da Battisodo che prova a ripartire in velocità contro Radokai. Ancora Battisodo per Franchini. Franchini batte Fassina, va al tiro da due, va a sbagliare, rimbalzo catturato da Haley. E poi perfeziona il recupero, rimbalzo Radokai. Fasi un po' confuse di gioco, ora c'è Johnson, anzi Haley, trovata sotto canestro, va a sbagliare, un canestro piuttosto facile. E recupera il rimbalzo la squadra di Parma con McAuley che va al tiro da due frontale, va a sbagliare. Si sbaglia da una parte e dall'altra, ora c'è la formazione di Cagliari ancora in attacco, 6 minuti e mezzo alla fine del terzo quarto, McAuley ancora ferma a 12 punti, non segna da diversi minuti. Ora fallo su Radokai di Battisodo, doppio cambio nella Vezzini, usciranno presumibilmente McAuley e vedremo chi. Time out chiamato dalla Vezzini, 33 pari e palla in attacco per Cagliari. C'è solo l'imbarazzo della scelta per il campo, è davvero crollata McAuley, inguardabile, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, ma anche il Lavezzini nel complesso ha regalato molti palloni che hanno significato contropiedi e canestri per la formazione ospite. Siamo ancora alla ricerca di Harmon, completamente dispersa in campo, rientrerà in campo sicuramente Vian al posto di una McAuley inguardabile in questi ultimi minuti, e probabilmente l'altra sostituzione, quella di Corbani, riguarderà Franchini. Lavezzini, che aveva saputo esprimere un break tale da portarsi con un vantaggio di tutta sicurezza, ora è stato raggiunto dalle ospiti, deve trovare qualcosa di nuovo in attacco, soprattutto direi comunque una maggior concentrazione, perché sono stati persi dei palloni impossibili. Allora, in campo Vian, in campo Corbani, rispettivamente al posto di McAuley e di Franchini. Vediamo il nuovo assetto della squadra, se porterà qualcosa. Il Lavezzini comunque ha molto bisogno di Harmon, che è sempre stato un suo punto di riferimento, poco cercata ma poco appariscente comunque quest'oggi. 33 pari, si riparte, sono stati giocati 3 minuti e mezzo del terzo quarto, il Lavezzini non è andato affatto bene. Cagliari in attacco con il tiro da due punti, il canestro di Johnson, e quindi nuovo vantaggio per Cagliari, 35-33, 6 minuti alla fine del terzo quarto. Vian, Corbani, Franchini, Vian dentro per Harmon, l'ultimo tocco della giocatrice numero 5 Fassina, quindi rimessa in zona d'attacco per il Lavezzini. In carica Franchini, Battisodo, e fallo su Battisodo di Arioli. Fallo di Arioli. Semplice rimessa in zona d'attacco per il Lavezzini. Per lei è il primo fallo. Rimessa laterale. Si va a incaricare della rimessa Franchini. Rimette il pallone in gioco per Battisodo, prova la tripla Battisodo, va a sbagliare. Rimbalzo lungo catturato da Radokai e altra palla per Cagliari con Fassina. Ancora Fassina in palleggio per Arioli, Arioli apre ancora per Fassina, dentro per Haley che va a segno e subisce anche il fallo. Potenziale gioco da tre punti per Cagliari. Il cambio ora nelle file della Vezzini. Esce Battisodo e rientra Ristic. Tiro libero aggiuntivo e potenziale gioco da tre punti per Cagliari. Per Vianne, primo fallo. Segnale il canestro aggiuntivo e quindi 38-33 per Cagliari.
si riparte, vediamo ora un'altra palla persa di quelle sanguinose. La rimessa è comunque per i Lavezzini. Sta perdendo troppi palloni Lavezzini negli anticipi. Cagliari ha 5 punti di vantaggio, Lavezzini ha dilapidato tutto quello che di buono aveva costruito nel secondo quarto, momento difficile per la squadra di Parma. Ristic cerca lo spazio per il tiro, va a sbagliare, era comunque il 24esimo secondo, giusto così. Siamo a metà del terzo quarto, Lavezzini in enorme difficoltà, circolazione per linee esterne, per le ospiti, c'è un fallo lontano dal pallone di Corbani, sarà comunque soltanto rimessa. 38-33 il punteggio, siamo a metà, tiri liberi, siamo a metà del terzo quarto perché è scattato il bonus, va a sbagliare Rioli, il Lavezzini deve ritrovarsi assolutamente, ha segnato un punto soltanto in questo terzo quarto, parziale di 11-1 e questo direi che dice tutto. Ancora il Lunetta Rioli, 39-33, 12-1 il parziale. Con il Lavezzini che torna in attacco con 6 punti da recuperare. Ristic, Franchini, Corbani, anticipo ancora su Corbani che poi va a commettere fallo. Lavezzini assolutamente senza idee, rientrato in campo in questo terzo quarto assolutamente con una mentalità sbagliata, e ora due tiri liberi ancora per Cagliari perché è anche in bonus il Lavezzini, e quindi 4 minuti e 48 secondi alla fine, due tiri liberi per Cagliari con Radokai. Davvero disastrosa la situazione di una squadra che non riesce a costruire un'azione degna di quel nome, che perde palloni in continuazione. Mi verrebbe da pensare che forse mettere in campo tutte e due le playmaker assieme, sperando di dare un po' più di logica, di cervello, di continuità di gioco. Stiamo andando malissimo, e Lavezzini 41-33, 8 punti di ritardo, un terzo quarto disastroso. Riappare Armono di cui c'era molto bisogno, 35-41, cambiamento in difesa zona larga 2-3 per il Lavezzini nel tentativo di contenere l'attacco ospite guidato da una fortissima Johnson, e invece c'è la bomba di Arioli, doppia cifra anche per lei, 11 punti. E intanto pallone difficilissimo per Corbani, che meglio avrebbe fatto a palleggiare e tornarsene fuori. 4 minuti al termine terzo quarto, 9 punti di ritardo, rientrerà in campo McCauley, sperando di vedere la McCauley del primo quarto e non quella del terzo. Errore stavolta per le ospiti, ma rimbalzo ancora per Cagliari, rientrerà anche Zanoni. Zona Lavezzini, circolazione Cagliari, Radokai scarica fuori per un altro tiro da 3 punti contro una squadra di tiratrici. Forse giocare a zona non è stata la scelta migliore. 47-35, sta affondando il Lavezzini, solita numero di Ristic che guadagna solo una rimessa. Lascia Armon, lascia Franchini, al loro posto Ndioc e Zanoni. 20-3 di parziale in questo terzo quarto, disastroso per il Lavezzini, con Cagliari che ha trovato anche i canestri dalla lunga distanza di Arioli e ora conduce di 12 punti. Ora è Zanoni in attacco, palla persa e antisportivo fischiato a Ristic. Antisportivo assolutamente giusto, valutando il metro arbitrale nell'occasione precedente con Radokai. E ora direi time out obbligato per l'allenatore della Lavezzini, con la formazione ospite che avrà due tiri liberi e avrà anche il possesso. Ristic quarto fallo, è buio pesto in questo Lavezzini nel terzo quarto. Lavezzini ha veramente perso la testa, una situazione di questo tipo con una continuità di passaggi sbagliati e poi passaggi pesanti,
passaggi che aprono il contropiede alle ospiti, un disastro completo questo terzo quarto, manca la testa, manca il ragionamento, manca il cervello, per questo dicevo forse mettere in campo tutte e due le playmaker quando c'è bisogno di ragionare non sarebbe probabilmente una mossa sbagliata. Fatto sta che tutto ci attendevamo, tranne che di vedere in pochi minuti la Vezzini precipitare da un vantaggio di 32-27 a un disastroso 47-35 per le ospiti. Peggio di così non si poteva pensare. Giocare così male la Vezzini non l'ho mai visto. Adesso sta protestando, ma in maniera assolutamente inutile, Ristic. Un analogo, anzi forse più leggero, fallo antisportivo era stato fischiato alle ospiti prima. Impensabile considerare un fallo normale quello su una giocatrice lanciata in contropiede, al quale Ristic si è praticamente quasi aggrappata. In lunetta Arioli, la Vezzini ha poco da pensare, poco da sperare per questa che è la miglior tiratrice delle ospiti. Spero che la panchina parmense abbandoni la difesa zona, che ha dato molto troppo spazio al tiro dalla distanza, tiri da tre punti. Arioli non sbaglia sicuramente, 16 punti lei, 15 Johnson, e in effetti torna in difesa individuale la Vezzini. Più 14 per Cagliari, 49-35, anche palla in mano per la formazione ospite. Radokai dentro per Johnson, il tiro di Johnson e altro canestro per Cagliari, che in questo terzo quarto ha già realizzato 24 punti, 51-35, punteggio più 16 per la formazione ospite. Zanoni si butta dentro, subisce l'intervento falloso di Fassina, ci sarà la semplice rimessa in zona d'attacco per il Lavezzini. Parziale impietoso, dice 24-3 in questo terzo quarto. Neanche più pessimista dei tifosi di Lavezzini poteva prevedere un terzo quarto così disastroso. Vediamo adesso Ristic in palleggio. Va poi a subire il fallo in Gonjok al tiro. È il secondo fallo di Ale, andrà in lunetta in Gonjok. 2 minuti e 40 alla fine del terzo quarto. 51-35 per Cagliari, Gonjok segna il primo tiro libero. Segna anche il secondo e quindi il Lavezzini si sblocca da quota 35, 51-37 per le ospiti, che vanno ora in attacco con Radokai dentro per Johnson. Palla persa dalla squadra ospite, invita la calma l'allenatore Restivo. Ora in possesso di palla torna il Lavezzini, che deve cercare di ridurre in questo finale di terzo quarto questo svantaggio. Zanoni in palleggio, ancora Zanoni si butta dentro, va al tiro, si fa stoppare da Haley. Rimangono 7 secondi per andare al tiro. Ora c'è un cambio nelle file della Vezzini, rientra McCauley ed esce Vian, mentre per la formazione ospite entra Maiorano ed esce Fassina. Rimessa in zona d'attacco per i Lavezzini, se ne incarica Ristic. Ristic cerca McCauley, va al tiro McCauley dall'angolo e va a segno. E si sblocca da quota 12 McCauley, va a quota 14. 51-39 per Cagliari, mini break di 4-0 per i Lavezzini. Torna in difesa zona i Lavezzini e così offre l'opportunità di un altro tiro che stavolta Arioli sbaglia, contropiede di Ristic che serve molto bene Ndiok, il pallone entra e va a prendersi anche il fallo. Si risveglia Lavezzini, vediamo questo cambio al posto di Ristic, rientra Battisodo. 41-51, la partita è ancora aperta, anche se Lavezzini dovrà completamente girare pagina rispetto a quel nulla che ha fatto
in questo terzo quarto. Va a sbagliare Ndiok. 51-41, manca 1.44 al termine del terzo quarto. Meno 10 da meno 15, anzi da meno 16, 6-0, mini break aperto dell'Avezzini, si butta dentro Arioli, apre per Haley che va a subire l'intervento falloso di Zanoni, se non sbaglio. Dovrebbe essere il secondo fallo di Zanoni, due tiri liberi per Haley. Con il cambio ora nelle file dei Cagliari esce Arioli, a dir poco decisiva in questo terzo quarto, rientra Carta. Va un po' a rifiatare in panchina Arioli, che è stata la miglior marcatrice di questo terzo quarto. Haley va a segno con il primo tiro libero. Devo dire anche molto precise dalla lunetta le giocatrici di Cagliari. Sbaglia il secondo. E rimbalzo ora della formazione dell'Avezzini. 52-41. Zanoni dentro per Gonciok. Ribalta per Battisodo. Corbani dentro per McCauley, che rischia di perdere la palla, e anzi la perde, infatti recupera palla Cagliari, e ora c'è il time out per Cagliari. 52-41, 1 minuto e 17 alla fine del terzo quarto. Qualche segnale di risveglio dopo il buio assoluto in questo terzo quarto, che finalmente fra 1 e 17 terminerà. L'Avezzini ha soltanto in pratica perso pallone in questo terzo quarto, ha dato spazio al tiro dell'avversario. Johnson 17 punti, Arioli 16 punti, le due sicuramente migliori di gran lunga della formazione ospite, perché non moltissimo ha dato Haley e molto di più ci aspettavamo da Radokai, che ha giocato bene in regia ma ha sbagliato tanto al tiro. L'Avezzini nel terzo quarto praticamente non è mai stato in campo, non ha costruito nulla, ha perso palloni in quantità industriali. Adesso si tratta di vedere, non tanto in questo minuto 17, ma nell'ultimo quarto, se l'Avezzini ritroverà se stesso, squadra che era stata capace di dare un break di 10 punti alle avversarie, che invece questo terzo quarto assolutamente ha smesso di giocare. Difesa individuale l'Avezzini, la marcatura di Battisodo su Radokai, che non riesce a trovare una compagna libera al momento, e poi scarica per Maiorano che va a sbagliare, poi lotta ai rimbalzi, ma prevalgono i centimetri di Haley. Nuovo attacco per la formazione ospite guidato da Carta. Maiorano sulla sinistra per Radokai, palla sotto e c'è il fallo di Ndiok sulla solita Johnson, riferimento offensivo della formazione ospite. Due tiri liberi per Johnson. Segna il primo. Segna anche il secondo, e quindi 54-41 il punteggio per Cagliari, meno 13 per il Avezzini, che ha questa ultima azione d'attacco presumibilmente. Corbani per Battisodo. Battisodo si butta dentro, apre per Zanoni, tiro di Zanoni, l'errore. Il rimbalzo catturato da Corbani, e quindi extra possesso per il Lavezzini con Battisodo per Corbani. McCauley si butta dentro, va a sbagliare, sfortunatissima nella circostanza, ma recupera il pallone Gonciok che va a tirare, va a sbagliare, e poi in qualche modo non riesce a tenerlo in campo Zanoni. Palla persa, povera Zanoni, non poteva fare di più. Rimessa ora in difesa per Cagliari, che avrà 3 secondi per andare alla conclusione. Ora recupera Carta il palleggio, ma dovrà andare a un tiro disperato che lo tenta, va completamente fuori bersaglio. Ma il terzo quarto finisce con Cagliari avanti nettamente, 54-41.
gioco. C'è parziale 27-9. Quarto, qualche numero per il disastro Lavezzini, 27-9 il parziale in favore di Cagliari, 3-14 al tiro Lavezzini e 7 palle perse. Un Lavezzini assolutamente irriconoscibile, ha giocato una partita normale, buona a tratti, poi nel terzo quarto è successo di tutto. Palla recuperata da Harmon che si lancia per un contropiede a tutto campo, viene a subire il fallo. Sarà soltanto rimessa in attacco, 54-41, vantaggio Cagliari nettissimo, molto difficile da rimontare, specie se Lavezzini giocherà come ha fatto nel terzo quarto. Arriva la palla sotto ad Harmon, brava Ristic, beffata la difesa ospite, 54-43, giocati 30 secondi, Lavezzini disperatamente deve cercare una rimonta che sembra quasi impossibile. Maiorano, carta, Johnson, ancora Johnson per Maiorano. Maiorano deve tirare perché ormai sta per scadere i 24 secondi, finiscono 24 secondi. E c'è quindi la palla recuperata dal Lavezzini sul 54-43 per Cagliari. Lavezzini che torna in attacco e certamente Lavezzini dovrà stringere molto in difesa per recuperare questo passivo. Zanoni in palleggio, Harmon, Corbani apre per Ristic che ha spazio da tre, tiro da tre di Ristic, l'errore, ma recupera il rimbalzo McCauley che va al tiro e questo è perso, direi fallo effettivamente, l'arbitro non l'ha ravvisato. Recupera palla ora Cagliari con Haley, Johnson, carta, Radokai, ancora Radokai che si butta dentro, va in sottomano e va a sbagliare. Recupera il rimbalzo Harmon che parte in velocità, Harmon apre per Ristic, Corbani dall'angolo, tiro di Corbani, l'errore, l'ultimo tocco a rimbalzo di McCauley e quindi recupera palla la formazione ospite. Lavezzini ovviamente deve cercare ogni azione d'attacco di concretizzarla perché il margine di errore è minimo e quindi si riprenderà con la rimessa in gioco per Maiorano. Nulla di fatto in queste azioni, nell'azione precedente c'era un fallo colossale, intanto Corbani con molto cuore e molta forza recupera un pallone difficilissimo
e serve fare la vittoria Zanoni, 7 punti per lei, recuperate assist per Corbani, ora la Versini a meno 9 alla ricerca dell'impresa impossibile. Carta sulla destra, ancora carta, attenzione a Johnson, la migliore della sua squadra, eccola qua, stavolta forza il tiro e sbaglia Ristic. Harmon si butta dentro, passo, scarico, tiro di e canestro di McCauley, 16 punti, Lavezzini è tornato a giocare, 7 punti di ritardo, il pubblico è con la squadra, un recupero ancora di Harmon, Harmon servita in contropiede, si butta dentro, canestro e fallo! Tutta un'altra squadra, tutta un'altra cosa. 54-49 e tiro libero a disposizione, tutta un'altra cosa. Il Lavezzini che vuole cancellare la figuraccia del terzo quarto, che vuole riaggiustare la partita. Ora sono 5 i punti di ritardo dei 13 che erano prima. Larga che si alterna con la difesa individuale, la voglia di recuperare palloni, più concentrazione, non più palle perse, è un'altra squadra rispetto alla formazione irriconoscibile di 5 giocatrici che non sapevano assolutamente cosa farsene del pallone e che ad ogni occasione lo consegnavano all'avversario. Ora invece c'è aggressività, c'è concentrazione, ci sono recuperi di palla, c'è contropiede, si rischia, ma tutto quello che poteva fare Lavezzini in questi 3 minuti scarsi lo ha fatto. Rientrano le squadre sul parquet, incredibile, Lavezzini in 3 minuti ha recuperato 8 delle 13 lunghezze di distanza, 54-41 il finale di terzo quarto, ora 54-49 con il tiro libero anche aggiuntivo per Harmon che va a segno e quindi Lavezzini scende addirittura a meno 4, 54-50 e ora Cagliari è in totale apprensione, Maiorano per Johnson, ancora Arioli si butta dentro, apre per Haley, stoppata Haley, poi va a subire un'altra stoppata ancora da McCauley, incredibile azione difensiva di McCauley, due stoppate in pochi secondi, si butta dentro Harmon e va adesso a sbagliare, subisce il fallo di Harmon, cioè subisce il fallo Harmon da Johnson. Per Johnson è il secondo fallo, due tiri liberi ancora per Harmon. C'era bisogno di Harmon, che non la si è vista per tutta la partita, che adesso invece prepotentemente è tornata in campo. Fa sbagliare però un tiro libero molto importante, avrà a disposizione il secondo, mancano 6 e 39. Il Lavezzini deve recuperare 4 punti, deve recuperare 3 adesso. Una partita incredibile, inspiegabile davvero. Nessuna spiegazione tecnica può dar conto di quello che è successo in campo, due squadre completamente diversi, due diversi Lavezzini di adesso con il Lavezzini del terzo quarto, non c'è nessuna parentela, nessuna logica per quanto è accaduto. 54-51, 6-32, partita tutta da giocare ancora. Carta scarica per il tiro di Maiorano. Maiorano quando ha spazio non sbaglia, così è il primo canestro pesante per lei. 57-51. McCauley cerca lo spazio, vuole il canestro, non lo trova però. Forza la conclusione, non è così che bisogna fare. 6 punti avanti, importantissima per il morale della formazione ospite, la tripla di Maiorano. Ora in possesso di palla Cagliari con Rioli, va il tiro da due a Rioli, va a sbagliare ma recupera il rimbalzo ancora
Johnson e va a subire il fallo di McCauley, quindi rimessa in zona d'attacco per Cagliari che ha 6 punti di vantaggio e anche la rimessa da gestire. Si incarica della rimessa Maiorano. Haley, carta Arioli, Arioli va all'arresto, tiro di Arioli nettamente sbagliato, attenzione ancora Maiorano da 3 e va a sbagliare, rimbalzo questa volta catturato da Harmon e quindi recupera l'attacco il Lavezzini. 5 minuti e mezzo alla fine della partita, più 6 per Cagliari, ora rischia di pasticciare McCauley, si butta Maiorano, Zanoni da 3, va a sbagliare, rimbalzo catturato da Maiorano e quindi palla che torna nelle mani di Cagliari. Fasi di gioco molto convulse con formazione ospite in attacco, ora con carta, anticipo di Harmon, rimane però in attacco Cagliari. Tecnico ora l'allenatore ospite, per aver superato la linea tecnica, scelta certamente ci sentiamo di dire discutibile, perché in un momento della partita del genere effettivamente è un po' fiscale stata questa scelta a parer mio. Rimessa anche per il Lavezzini, 57 a 53 per la formazione ospite. 5 minuti alla fine, saranno 5 minuti molto tesi. Ora va al tiro Harmon da 2, va a sbagliare ma recupera il rimbalzo Corbani che però se lo vede strappare da Johnson. Parte ora Arioli in palleggio, Arioli va a subire l'intervento falloso di Zanoni e ci sarà la rimessa credo in zona d'attacco per Cagliari. Time out ora chiamato dal Lavezzini su 57-53 per la formazione ospite. Partita molto difficile da arbitrare, non ce la sentiamo di condividere questa valutazione dell'arbitro, non mi è parso irregolare, ero molto vicino all'intervento di Zanoni, più che altro Arioli ha perso l'equilibrio ed è caduta per conto suo, comunque tant'è, anche qualcosa da recriminare a la formazione ospite con quel precedente fallo tecnico, non eravamo presenti, non sappiamo cosa ha detto l'allenatore, comunque in una fase difficile della partita gli arbitri dovrebbero evitare di incidere in come è successo. Il Lavezzini ha ancora 4 punti da rimontare, manca abbastanza poco, 4:43 al termine. L'inerzia della partita è a favore della Lavezzini, però Cagliari ha saputo rispondere, ha saputo gestire questa fase molto difficile per la sua squadra e ora ha il possesso di palla e ha questi 4 punti di vantaggio. 4:43 al termine di una partita molto alterna, quasi inspiegabile. Rimessa sempre Arioli, una delle migliori della sua squadra, la migliore assieme a Johnson, tanto Arioli si butta dentro, serve Johnson, anzi serve, scusate, Haley, protagonista di una prova estremamente opaca. L'idea è di dar palla fuori a Maiorano, non è stata una buona idea e ora il Lavezzini riparte con 4 punti da rimontare, 53-57, mancano 4:30 al termine. Zanoni, Ristic, va al tiro da 3 Ristic, sbagliato, rimbalzo di McCauley e McCauley dall'altra parte ancora per Ristic, Zanoni, Harmon, il tiro da 2 di Harmon e la stoppata di Haley su Harmon, rimessa in zona d'attacco per il Lavezzini con 15 secondi ancora per andare al tiro.
si va a incaricare della rimessa Ristic, rimessa lunga per Harmon. Ristic, fallo di Majorano su Ristic, è il secondo fallo per Majorano. 4 minuti e 10 alla fine della partita, la Vezzini ancora 4 punti da recuperare, però a palla in mano ancora Ristic. Ristic si butta dentro, va in sottomano a segnare il canestro del meno 2, 57 a 55, sempre per Cagliari, ma il Avezzini ormai è lì. Incredibile rimonta dell'Avezzini, vedremo se riuscirà a portarla fino in fondo. Majorano, ancora Majorano in palleggio per Arioli, ancora Arioli si butta dentro, va in sottomano, va a sbagliare e c'è ora il rimbalzo catturato da McCauley. E ora Ristic per la palla del possibile pareggio, addirittura va Ristic a commettere infrazione. Infrazione di campo. Infrazione. No, l'arbitro mi sembra che abbia perso la testa. Non può essere infrazione di campo perché il pallone è stato toccato da una giocatrice di Cagliari, non era fuori, cioè completamente perso la testa, si sono sbagliata in un momento importante. 3:26 al termine, Cagliari ha 2 punti di vantaggio, finale comunque caotico che gli arbitri devono riuscire a gestire. Fassina cerca l'uno contro uno, lo chiude bene Zanoni, che addirittura finisce con questa stoppata, e questo potrebbe essere il pallone del pareggio da giocare con criterio, senza fretta. Palla sotto ad Harmon e l'arbitro temo che beva il tuffo, e difatti così è, sbagliata, completamente sbagliata questa decisione, non poteva essere sfondamento, decisione completamente assurda che rischia di dare una decisione sulla partita. 57-55, completamente assurda. L'arbitra è lei che è stata protagonista dell'incontro, con decisioni in un senso o nell'altro molto forzate. C'è un recupero, c'è il fischio dell'arbitro, fallo di Fassina. Fassina si lamenta, ma probabilmente è andata meglio così. Nel basket non c'è la regola del vantaggio, se non fosse stato fischiato il fallo sarebbe stato canestro da Vezzini, invece sono tiri liberi. Attenzione perché potrebbero essere i tiri liberi del pareggio. Ristic dalla lunetta va a segno con il primo tiro libero. Segna anche il secondo, incredibile, l'Avezzini è in parità dopo che aveva 13 punti da recuperare alla fine del terzo quarto, e a questo punto la partita è un autentico mini supplementare da 3 minuti. Ora è Radokai in possesso di palla per Cagliari. Johnson, ancora Johnson contro Harmon, dentro per Haley. Haley cerca qualcosa di impossibile che neanche noi riusciamo a capire. Ora Zanoni dall'altra parte per il Lavezzini, si butta dentro Zanoni, va a subire l'intervento falloso di Johnson, e ci saranno 2 tiri liberi per Zanoni, che avrà quindi la possibilità di dare al Lavezzini addirittura il vantaggio. Zanoni ha una gran voglia di andare a canestro, tutte le volte che può tenta l'incursione, era abbastanza difficile, ha fatto un buonissimo primo passo, poi si è trovato addosso il difensore. Stavolta gli arbitri hanno trovato la decisione giusta, provata Zanoni, vediamo se riesce a realizzare il pallone, non vuol sapere di entrare, era un pallone importante. 57 pari, mancano 2:26 al termine della partita. Secondo realizzato il Lavezzini, ha completato la sua rimonta. Zanoni 8 punti, 58-57, 2:21 al termine. Incredibile rimonta del Lavezzini, che ora è più uno, è in vantaggio. Ora Cagliari in attacco con Arioli.
Arioli si butta dentro, apre per il recupero però della Vezzini con Zanoni. Harmon va a sbagliare il pallone per Corbani e Cagliari che torna in attacco. Incredibile errore stavolta di Harmon. 1:50 alla fine, con Arioli che si butta dentro, apre per il recupero però della Vezzini. Cagliari è completamente in bambola, ha segnato 3 punti in questo terzo, in quest'ultimo quarto. Ora è Lavezzini con Ristic per cercare di allungare ulteriormente, si butta dentro Ristic, apre per McCauley, tiro da 2 e il canestro di McCauley che porta Lavezzini a più 3, 60-57, Lavezzini a più 3, 1:30 dalla fine. Incredibile quello che sta succedendo stasera al Palacity. Lavezzini aveva veramente più di un piede nella fossa a livello sportivo, parlando a livello sportivo ovviamente, e con un grande ultimo quarto è riuscito a riportarsi in carreggiata. Ora avanti di 3 punti Radokai, Fassina. Radokai a spazio da 3, va a sbagliare, rimbalzo catturato da Corbani e ora è Lavezzini in attacco e può anche gestire il possesso. Ultimo minuto, il pallone della partita, il pallone della partita. Ristic, 12 secondi, era il pallone della partita, era il pallone della partita. Ristic, per me è una giocatrice da rimonta, ma non è una giocatrice che deve gestire il vantaggio. Non è una giocatrice che deve gestire il vantaggio, ha giocato una partita straordinaria, ma questo non è il momento suo. 60-57, torna palla Cagliari, 53 secondi al termine, fischio dell'arbitro, quinto fallo di Ristic, scusate ma per me è meglio così. 60-57, rientra Battisodo, però ci sono i tiri liberi e questo fallo è un fallo inutile, un fallo geniale a metà campo, però sbaglia Radokai, molto buona in costruzione di gioco, disastrosa nelle conclusioni. 49 secondi, 60-57 Lavezzini, Radokai, secondo tiro libero, canestro. 60-58, 49 secondi da giocare. Lavezzini in attacco, vediamo come difenderà la formazione ospite. Lavezzini che se dovesse segnare metterebbe una seria ipoteca sulla vittoria. Battisodo, Radokai, ancora McCauley, va a perdere, anzi possesso alternato, 2 secondi però alla fine per tirare, ci sono 2 secondi per tirare. Se Lavezzini non trova una conclusione. Niente da fare. Incre 24 secondi come il cronometro dei 24, quindi praticamente ultima azione d'attacco. Lavezzini avanti di 2 punti, ma Cagliari è padrone del suo destino perché avrà l'ultimo possesso per cercare di portare a casa o l'overtime o addirittura la vittoria con un tiro da 3 punti. Time out in campo. Che brutto attacco, l'ultimo attacco della Vezzini, che brutto attacco. Ci si è chiuso in angolo, si è cercato un passaggio difficile, ha avuto la meglio la difesa di Cagliari. Una partita davvero incredibile, non consigliata ai deboli di cuore, partita che ha visto di tutti, ha visto un Lavezzini molto buono nel secondo quarto, disastroso, il peggior Lavezzini dell'anno nel terzo quarto, e invece una squadra che ha messo in campo tutto il cuore, tutta la grinta, tutta la voglia di rifarsi della figuraccia, e adesso siamo lì a dipendere da 2 punti, 60-58, con palla alle ospiti, mancano 24 secondi, potranno tenere la palla fino al limite, potranno tentare un tiro da 3 punti. Non credo che Lavezzini cercherà il fallo, spero proprio di no.
vediamo, si riparte con la rimessa laterale, 24 secondi per decidere una partita che ha visto due squadre alternarsi, difesa individuale Lavezzini, anche gli arbitri in questa fase sono molto importanti, arbitraggio decente con qualche inevitabile errore. Eccoli qua, Johnson, Radokai, 19 secondi, 15 secondi, arriva palla, il fischio dell'arbitro, vediamo cosa succede, rimessa in attacco, poteva essere anche fallo, non è stato, 11 secondi da giocare, si ricomincia, tutto da rifare, 11 secondi, Lavezzini ha due punti di vantaggio, sta per partire la rimessa, 11 secondi e 51, rimessa in attacco adesso, arriva Radokai, Radokai, il tiro, l'errore, il rimbalzo di Armon e subito il fallo delle ospiti, a 5 secondi Lavezzini ha nelle mani il possibile pallone della vittoria, sarebbe davvero un'impresa nella quale dopo il terzo quarto nessuno credeva più. E ora Armon per i due tiri liberi della sicurezza. In caso di realizzazione di entrambi i tiri liberi è ovvio che con 4 punti a 5 secondi dalla fine segna il primo Gil Armon e Lavezzini vola più 3, 61-58. Segna anche il secondo e Lavezzini porta a casa la vittoria, 62-58, va a segno Radokai che però ha sbagliato il canestro più importante, vince Lavezzini, una partita incredibile, 62-60. Autoscuola Volturno, patenti di tutte le categorie, corsi CQC, corsi recupero punti, rinnovo patenti, patentino per ciclomotori, patenti nautiche a motore entro le 12 miglia. Due sedi a Parma, via Nullo 2 e piazzale Caduti del Lavoro 3, www.autoscuolavolturno.it. Doctor man, fire, 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 look what you brought again. Ship got wrecked over medicine. Hey, 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 what you have to say? Salt drip sweat, sun is hottest day. Shoot one, two, hope I get to you.